Vuole continuare la striscia positiva iniziata il 18 marzo l'Atletico Civateleco, che dopo la terza posizione in stagione ha 2 risultati su 3 a disposizione per continuare a giocarsi l'eccellenza. A Pontelambro arriva un Trealbe dalle grandi potenzialità, ma che nell'ultimo periodo ha pagato caro squalifiche ed infortuni, chiudendo al 4º posto. Salutata la condiscendente regia di Mattia Di Pierro, Fabrizio Togliatti saluta gli amici calciofili e presenta gli schieramenti di partenza di questo confronto che WeMatch offre in esclusiva. Per i padroni di casa, spreafico tra i pali, Mongodi, Mattia Molteni, Fabio Manzoni e Marcello Molteni in difesa, Milese e Frigerio davanti al pacchetto arretrato con Quintini, Isella e Bance dietro alla punta, Musella. In panchina Cerasuolo, Gianola, Sibella, Brocchi, Avagnino, Alessandro Panzeri e Longoni col tecnico Arrigoni. In porta per i bergamaschi Colle Fontana, difesa con Malegori, Verzeni, Ventura e Negri, a centrocampo Rinaldi, Bellina e Guinco con il trio d'attacco formato da Alessio, Marotta e Sella. In panchina col tecnico Carnevale abbiamo Roncalli, Ricciardi, Omar Panzeri, Petrocelli, Samuele Manzoni, Fabio Ferrari e Crippa. Dirige Bresic di Milano con assistenti Pagani di Saronno e Ghiringhelli di Varese. La linea di metà campo, Musella adesso, un po' di spazio su di lui Guinco, Musella ci prova, è il gol di Musella, 4º del primo tempo, Atletico Civateleco in vantaggio per 1-0. Brembatese e Galbiatese Ogione, è stato proprio lui dunque ad impedire ai cugini di Vianello di passare in eccellenza, ancora una conclusione da parte di Musella, questa volta alta però. 13º, primo corner per la formazione bergamasca, al colpo di testa cercato da Negri, pallone ancora in corner. Ancora corner, il colpo di testa questa volta di Malegori. Parte Musella, è uno schema, Bance, area di rigore, il pallone arriva in questo momento, la chiusura di Isella, pallone che resta lì, poi non riesce Mattia Molteni e poi Trealbe che libera possibilità per il break delle Civate. Isella, Verzeni su di lui, torna anche Guinco, Bance, area di rigore, attenzione al calcio di rigore, al rigore per l'Atletico Civate ed il giallo anche per Malegori. E dunque calcio di rigore di cui si occupa Musella. Parte Musella, il gol spiazzato con le Fontane, Atletico Civateleco che va al raddoppio e siamo al 27esimo. Chance adesso nuova per Quintini, traversone, la sfera che rimane lì con la botta di Manzoni, in corner Verzeni, Guinco e adesso Rinaldi è in gioco quando prova con il destro Marotta, spreafico in angolo. Milesi lascia proseguire il direttore di gara, Musella, e c'è anche la deviazione e poi arriva il duplice fischio del direttore di gara. Atletico Civateleco in vantaggio per 2-0. I gol sono entrambi di Musella al 4º e su rigore al 27esimo. Per il Trealbe una prima frazione davvero difficile, occhio perché Musella sta per realizzare un sontuoso lob che avrebbe dato il 3-0. Bellina direttamente verso spreafico che risponde Plastico e poi ancora un fallo, attenzione a Musella che abbandona il terreno di gioco, c'è il rosso per lui. Verzeni prova la bomba, Verzeni non altissima rispetto alla traversa, pericoloso Trealbe. Colpo di testa che arriva adesso di Ventura, poi Milesi, non c'era fallo su di lui, Sella con l'esterno destro e il gol di Sella, straordinario gol di Sella, l'esterno destro sull'uscita di Spreafico e il Trealbe accorcia le distanze, minuto 28. Entrato qualche istante fa, ancora traversone, Rinaldi, Marotta, debole colpo di testa. I minuti, Verzeni taglia il campo da questo lato,
per Sella, lo stop di Mongodi ed è in gioco Alessandro Panzeri, chance per il gol del 3-1, scattato sul filo del fuorigioco, Alessandro Panzeri realizza il gol del 3-1. Momentaneamente in 9 la formazione di Arrigoni, che batte comunque, portando Quintini nella metà campo avversaria. Soffia la sfera, di fatto Avventura che era in vantaggio, ancora Quintini, penetrazione, poi destro, Colle Fontana in corner, battuto adesso secondo palo, colpo di testa in gol di Marotta, il gol di Marotta, 3-2 al 45esimo, il triplice fischio del direttore di gara, 3-2 alla fine, sofferta affermazione dell'Atletico Civate Lecco che approda al secondo turno dei playoff del girone C. Sicuramente è una vittoria da playoff, nel senso le partite dei playoff sono così, sono sempre tirate, si affrontano squadre che hanno disputato campionati più o meno sullo stesso livello, quindi è normale che sia così. Noi ci abbiamo messo un po' del nostro perché eravamo in vantaggio di 2 gol, abbiamo avuto l'occasione per chiuderla penso definitivamente a inizio secondo tempo e poi siamo incappati in un'espulsione che ci ha sicuramente condizionato e ci ha sicuramente fatto far fatica oltre misura. Sapevamo dopo il primo tempo che avremmo avuto la possibilità di avere ripartenze importanti perché insomma, loro dietro erano abbastanza lenti, abbastanza macchinosi, per cui il buco c'era e sapevamo che potevamo far male. Musella era uno degli indicati a creare situazioni di questo genere. Pronti alla battaglia perché comunque queste partite sono così, sono partite particolari, sono partite che si giocano sul filo del rasoio, vediamo di recuperare soprattutto Frigerio e Isella che sono usciti un po' malconci, poi vabbè qualche soluzione alternativa ce l'abbiamo, non è che Musella non ha fatto 30 partite su 30, chiaro. La partita sicuramente è stata onorata dai ragazzi. In campo, non perché voglio essere di parte, ho visto una sola squadra che giocava a calcio. Siamo stati un po' ingenui su alcune situazioni dove potevamo far meglio. In fase di contenimento, purtroppo, vince nel calcio non chi gioca meglio, chi offre una prestazione sopra le righe, come è stato oggi nel nostro caso, ma chi realizza. Purtroppo la sorte non ci ha aiutato, anche alcune decisioni arbitrali secondo me lasciano molti dubbi. In realtà noi non abbiamo potuto giocare tutte le nostre carte perché tra squalifiche legate a falli di reazioni, poiché gli arbitri non ci hanno mai cautelato in questo senso, e infortuni, purtroppo abbiamo dovuto rinunciare all'organico nella sua completezza. Sì, guarda, io sono in questa città da 3 anni, sinceramente mi hanno già rinnovato il mandato da un mese, l'anno prossimo saremo più competitivi di quest'anno.